Ciao ragazzi, oggi mi offro io e vi parlo della mia strategia di sopravvivenza a scuola, quella di non studiare per il voto. Non studiare per il voto. Ora, questa frase potrà sembrare sicuramente strana a chi, come me, si alza tutte le mattine per andare a passare la mattinata sui banchi di scuola e sicuramente ha come obiettivo quello di terminare il prima possibile l'anno scolastico senza debiti o bocciature, che non farebbero altro che aumentare le ore passate su quei banchi. Tuttavia, io sono convinto che ci sia una profonda ingiustizia alla base del sistema scolastico del nostro paese, che troppo spesso premia la destrezza, la furbizia di chi, per culo o per coincidenza astrale, è in forma proprio il giorno del compito più importante, dopo aver passato mesi senza far nulla in classe, e invece denigra e penalizza i ragazzi che sono stati più bravi, più attenti durante le ore di lezione e che magari per sfortuna si trovano la giornata no proprio il giorno dell'esame. È per questo che in quest'ultimo anno di scuola ho voluto elaborare una mia strategia personale per non farmi condizionare più di tanto dall'esito delle verifiche. In primo luogo perché ovviamente in quinta è importante l'esame finale, quindi i voti sono relativamente importanti durante il corso dell'anno scolastico, ma anche perché credo che la cultura non possa essere misurata con un voto. Non ha bisogno di quei numeri che sicuramente non misurano il grado di preparazione o il grado comunque di intelligenza di una persona. Quindi, come si fa a non studiare per il voto? Tre consigli che mi sento di darvi. Il primo, pensate alla cultura come un bene da condividere. Quindi non studiare pensando alla verifica, poi fare la verifica e dimenticarsi di tutto quello che si è studiato precedentemente, ma utilizzare la cultura come argomento di discussione. Quindi parlare con le persone che ci circondano, parlare con i propri compagni di quello che si è studiato, parlare delle proprie opinioni in merito. Perché cultura non significa solamente sapere le date della storia o sapere perché di quel movimento letterario è nato in quei particolari anni, ma significa farsi una visione più approfondita e più completa sul mondo che ci circonda e saper accettare anche punti di vista differenti. Quindi condividere quello che si è studiato è il primo passo per rendere vivo quello che si studia. Il secondo consiglio che voglio darvi è quello di studiare più di quanto l'insegnante vi dice. Ora può essere quasi farsi del male da soli, però ci sono molto spesso dei professori che nelle verifiche chiedono quello che loro stessi non hanno spiegato, oppure ci sono professori che si limitano a spiegare il minimo necessario, invece anche altri professori che vogliono testare nelle proprie verifiche il grado di approfondimento raggiunto dallo studente. Quindi in ogni caso studiare di più garantisce un risultato migliore, ma a prescindere dal risultato una studiata superficiale non fa altro che creare grande confusione. Andare invece a cercare le particolarità permette di completare la propria visione e poi io credo che più una persona conosce, più ha possibilità nei momenti di difficoltà a scuola di cavarsela. Infine, il terzo consiglio è quello di studiare collegando le materie, quindi non dividere le materie per argomenti stagni, da una parte letteratura, da una parte filosofia, da una parte storia, ma collegarle tutte insieme. Faccio un esempio, il naturalismo, il movimento letterario francese. Non si può studiare questo movimento letterario solo in letteratura italiana e poi lasciarlo perdere, ma è necessario andare a rivedersi il clima culturale del positivismo, che è quello che influenza la nascita di questo movimento. Allo stesso modo bisognerebbe andare a rivedere in storia l'industrializzazione, perché è proprio il progresso tecnologico che rende le persone fiduciose del fatto che la scienza possa spiegare tutta la realtà, e allo stesso modo è anche interessante andare a vedere in arte quali sono gli sviluppi del realismo francese e dell'impressionismo. Ora nei miei video cercherò sempre di fare questi collegamenti perché si possa dare uno sguardo più organico e ampio su quel particolare periodo storico, perché alla fine dei conti le materie umanistiche si studiano seguendo il percorso storico cronologico e troppo spesso sono i professori a fare confusione, a non mettersi d'accordo perché le materie possano essere studiate di pari passo. Questa è la mia strategia che ho adottato quest'anno per sopravvivere a scuola. Io vi chiedo di farmi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, se avete altre strategie da condividere con gli altri. Grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video.